Nel 1989 venne osservato un fenomeno fisico particolare, cui fu successivamente attribuito il termine di sonoluminescenza. Sconcertava il fatto che dei liquidi sottoposti a una pressione sonora diventassero emettitori di luce. La luce, in fondo, è una forma di energia, onde o radiazione elettromagnetica. Furono avanzate molte ipotesi su come si potesse spiegare il fenomeno. Ci si concentrava per lo più sulla pressione sonora esercitata sui liquidi, ma si capì ben presto che il cuore del fenomeno risiedeva nella cavitazione. Cos'è la cavitazione? Le bolle di gas disciolte nei liquidi e sottoposte a pressioni sufficienti a comprometterne l'equilibrio interno implodono. Le pale dell'elica di un natante presentano infatti una serie di abrasioni caratteristiche provocate proprio dall'implosione di queste microbolle in prossimità del metallo del quale l'elica è costituita. La pressione esercitata dal movimento dell'elica è quindi sufficiente a innescare il fenomeno. Anche se in uno spazio e in un tempo così minimi, le microimplosioni concentravano una quantità di energia impressionante. Gli ultrasuoni, in particolare, determinavano il collasso delle bolle disciolte in acqua a temperatura e pressioni ambientali. Stupiva inoltre che tali bolle, sottoposte a pressione ultrasonica, trasformavano spontaneamente l'onda di pressione in onda d'urto. Si apriva la strada delle misurazioni. Osservando la quantità di luce emessa nei liquidi sollecitati dagli ultrasuoni, si iniziò a stimare la temperatura raggiunta nei microscopici spazi prossimi alle piccolissime onde d'urto. Migliaia, centinaia di migliaia e infine milioni di gradi. Erano temperature ovviamente confinate a spazi infinitesimi, ma comunque sufficienti ad obbligare gli atomi disciolti nel liquido a produrre luce grazie al rilascio dei componenti dei quali sono costituiti. L'idea che le bolle potessero dar luogo ad una serie interminabile di piccolissime onde d'urto in modo da innescare una reazione a catena destò immediati interessi. Certo, era necessario che le bolle contenessero gas utili a provocare una reazione nucleare quando fossero state sottoposte a cavitazione. Si provarono così varie miscele di deuterio e acqua pesante, con alterne fortune e per lo più affidate al «vediamo che succede se». Fu nella fase analitica che si fece però strada una nuova terminologia per identificare il fenomeno. Reazioni piezonucleari. I primi enti a finanziare la ricerca sistematica in questo nuovo campo della fisica furono il Ministero della Difesa e quello per l'Energia degli Stati Uniti d'America. Nel piccolo ma denso volume del professor Cardone Verso il nucleare pulito, scoperta e sfruttamento delle reazioni nucleari ultrasoniche, è contenuto un sintetico riepilogo degli sviluppi di queste ricerche, che così conclude. Nei successivi esperimenti condotti all'Università Purdue, Talley Arkan finalmente decise di rinunciare agli impulsi di neutroni dall'esterno, decidendo inoltre di cambiare liquido e tornare all'acqua pesante. Purtroppo non riuscì a rinunciare alle radiazioni per catalizzare la produzione delle bolle e mescolò all'acqua un composto a base di nitrato di uranile, scatenando successivamente le solite polemiche sterili, ma questa volta più violente, col noto risultato che dalle polemiche tra scienziati l'unica a rimetterci è la scienza. In effetti, come si può pensare che venga prodotta energia nucleare con gli ultrasuoni se comunque si usa uranio? Continua peraltro a rimanere l'importante incognita dei raggi gamma, che non era ben chiaro se venissero o meno prodotti ed eventualmente in che entità. Questo rimase una sorta di mistero irrisolto che continuò ad aleggiare su tutti gli esperimenti. In effetti, questi esperimenti lasciarono tutti con una sola domanda. Se la pressione, sotto forma di onda di pressione, onda d'urto o collasso da cavitazione, potesse o meno produrre o catalizzare reazioni nucleari, e se sì, di vecchio o nuovo tipo. La ricerca italiana. I metodi e gli approcci di casa nostra ci distinguono da quelli americani o anche da quelli tedeschi del secolo scorso.
Il professor Cardone sostiene che bisogna pensare prima di agire, ma senza troppi preconcetti o pregiudizi, consapevoli che la logica della natura non è quella umana, altrimenti la scienza sarebbe davvero troppo semplice. La geometria. Gli studi teorici che intorno al 2003 precedettero gli esperimenti furono lungamente dibattuti in molti Atenei, la Sapienza, Roma 3, l'Aquila, Perugia, Messina e Torino, e ovviamente al CNR. Contribuirono a questi studi preliminari anche le università di Danzica, del Maryland, di Harvard, il Politecnico di Boston, MIT, e i laboratori europei del CERN. L'idea di partenza era che lo spazio attorno ai nuclei atomici non fosse piatto come un foglio di carta posato su un tavolo, ma che fosse possibile per le forze nucleari deformarlo microscopicamente almeno entro certi limiti. Questa ipotesi, esposta sommariamente nel volume già citato, ma molto più accuratamente in Deformed Space Time, dei professori Fabio Cardone e Roberto Mignani per le edizioni Springer Verlag, costituì la base per una teoria estremamente complessa sia riguardo a come doveva deformarsi lo spazio e il tempo sotto l'azione di forze sorprendentemente autonome come la radioattività e l'interazione nucleare, sia per come avrebbe dovuto essere realizzata una macchina sperimentale capace di tenerne conto. Nel volume sono puntualmente segnalati collaboratori, eventi e concetti che avrebbero portato al prototipo che fu poi effettivamente realizzato e messo in funzione. Inoltre è opportunamente specificato come e perché si pensò al ferro come combustibile ideale da impiegare per le prove, materiale inerte tutt'altro che radioattivo. Considerando la tavola degli elementi, tutti i nuclei, a partire dal più piccolo, il deuterio, fino al più grande, l'uranio, sono ordinati secondo il valore crescente della loro energia di legame per componente. Tra i due estremi vi è il ferro, che si trova circa a metà tra deuterio e uranio. Inoltre, il ferro possiede il valore più alto dell'energia di legame per componente tra tutti i nuclei degli elementi. Ed in più il ferro è inerte, cioè non radioattivo. Per questa sua proprietà di avere l'energia di legame più alta, il ferro è il più svantaggiato per produrre energia nucleare ed anche il meno incline a farlo. Scherzando, si può dire che il suo nucleo è duro come il ferro e quindi sarebbe l'elemento meno opportuno da considerare, almeno secondo il buon senso, come avrebbe detto Fermi. Ma tutto questo in condizioni normali, ossia in uno spazio piatto. Viceversa, in uno spazio deformato dalle energie nucleari, il ferro si trova in posizione avvantaggiata. Infatti, se vi è una soglia di energia da raggiungere, che è al di sopra di tutte le energie di legame, il nucleo con l'energia più alta è quello più vicino, quello che a parità di potenza fornita la supera per primo fra gli altri nuclei e, cosa più importante, nel minor tempo. Questa è una considerazione di estrema semplicità ed eleganza, che riassume una serie di ragionamenti e calcoli alquanto complessi ed è dovuto al fisico italiano Walter Perconti.